sicuramente ci fa onore San Vitese, architetto, viva Roma, però sta sempre con noi col cuore che vive, che batte, sì, per San Vito e nelle vicinanze, in questo caso Ortona. Sì, certo. È un segnale positivo, diciamo, la tua progettualità che veramente viene accolta, viene accettata e dovrebbe essere imitata da altri comuni. Sì, diciamo che secondo me in questo periodo di crisi e di poche possibilità economiche di investimento, i comuni dovrebbero puntare secondo me su una microprogettualità, cioè realizzare tanti piccoli progetti che riqualifichino tante piccole aree con dei prezzi abbastanza bassi e contenuti e che permettono di rilanciare tutta una serie di spazi, di luoghi che possono essere utilizzati per l'arte, per la musica, per lo svago, la ricreatività e così via. Purtroppo ci sono alcune amministrazioni, tra cui quella di San Vito, che pensa invece di poter rilanciare lo sviluppo di un paese, di una regione o comunque della costa adriatica attraverso delle mega opere, delle mega strutture che secondo me sono costosissime, hanno dei costi di gestione enormi e che non sono secondo me ormai un volano per lo sviluppo turistico e per lo sviluppo del luogo. Perché? Perché ormai è una situazione di crisi ormai consolidata di questi ultimi 5-10 anni, poca gente ha interesse e voglia di spendere parecchi soldi per avere un posto barca, per avere un resort costosissimo con tutti i servizi e le attività che, diciamo, questi servizi danno, e invece sarebbe necessario che ci fossero appunto tanti piccoli interventi locali che tanto rilanciano l'economia del paese, perché è abbastanza evidente che questi grossi interventi non toccano l'economia delle famiglie di San Vito, ma può essere anche le famiglie di Ortona, ma servono invece interventi che siano piccoli, mirati e che facciano ripartire un'economia che in questo momento è assolutamente ferma. Ecco, mettiamo questa occasione, San Vito ha bisogno di tante cose, però noto che non c'è mai una discussione, una tavola rotonda per meglio, diciamo, coordinare gli interventi da fare. Per esempio l'arretramento della ferrovia, sono anni che le ferrovie hanno dismesso il tracciato, però non c'è nulla ancora sulla carta, veramente una vera progettualità. Perché non organizzare, ecco, come hai fatto tu, delle proposte, magari una tavola rotonda? San Vito per esempio è un paese in cui la tavola rotonda non si fa mai con le persone competenti, diciamo. Perché questo non è? Ma secondo me è fondamentalmente un fatto culturale. Questa amministrazione, che purtroppo ha rivinto le elezioni anche questa volta, è un'amministrazione che non punta al dialogo e non punta al confronto, anche perché probabilmente non ha le capacità intellettuali e culturali per affrontare un discorso progettuale serio di sviluppo del paese, e quindi pensa di non aver bisogno di nessuno e quindi va avanti da sola, non fa tavole rotonde, non fa incontri, non fa nulla, e questo vuol dire che il paese si trova in una situazione di stallo. Ecco, io ho visto, adesso abbiamo parlato con il sindaco, con il sindaco d'Ottavio, c'è praticamente a Ortona un continuismo, si collabora, cioè non importa il colore, però la cosa positiva è che le varie amministrazioni collaborano, abbiamo visto prima di destra, adesso c'è di sinistra, però le progettualità vedo che funziona praticamente. Questo progetto è il risultato di una collaborazione cominciata con, partita da una proposta dell'associazione Le Colonne d'Ercole, che è un'associazione che non è né di centrodestra né di centrosinistra, appoggiata dall'opposizione, che era fino a pochi mesi fa opposizione, cioè il centrosinistra, e gestita fino, diciamo, quasi alla fine dal centrodestra.
diciamo, questa sinergia di intenti positiva di tutte queste componenti che hanno anche idee e proposte diverse ha permesso nell'arco di meno di 2 anni, quindi un tempo stratosferico per le situazioni italiane, di poter passare da un progetto preliminare a una inaugurazione adesso. Adesso sono 1 anno e 11 mesi. Siamo passati dal progetto preliminare alla fase all'inaugurazione in 1 anno e 11 mesi. Una cosa che in Italia non si è mai vista.